è quasi in tempo, ancora in sciopero. Oh, mi non è vero che non c'è nessun video da tu. Ma quando lo stima o meno può dire che fa... va bene, ci sono di bello. No, forse è andato a... però c'è anche lui, adesso vediamo se può fare qualcosa. Ciao. Caldo? Caldissimo. Una ricontro... Ricontro la prova. Abbiamo visto a poco, è solo così o... No, è la... Io penso che la trasmissione... Sì, è la trasmissione. Qua io c'ho la pellicola, una delle proprio... Ma Sid? Bravo, cioè ti riprendi un po'. Di quelle che mi devono sopportare in mano. Sai che fa? Cosa sta cosa in mano? E fai una bella copertura 360. Ah, Alberto ti voleva dov'è? Eccolo là, l'Alberto è lui. Vieni, poi come vieni? Alberto è lui, la nostra ragazza. Totalmente fregati, Andy. Shune se ne frega. Scellerati! Lo sciopero della fame è un valore aggiunto proprio di poco conto, nel senso che non è che vogliamo attirare l'attenzione su questa cosa. E... quindi un valore aggiunto di poco conto, insomma. Sì, nel senso che la questione è abbastanza seria di per se stessa, cioè non c'è bisogno di attirare i media per esempio. Perché comunque alla fine ci vorrà, certo. No, nessuno mi sta controllando, nessuno mi sembra di nascosto, io non mangio perché ho deciso di fare così, domani mattina mi sta di quindi è una cosa abbastanza, diciamo, di poco conto. Sì. Stiamo facendo qua e far vedere che la politica deve dare una risposta ai cittadini che vogliono sapere della loro salute, del loro futuro, insomma, le solite cose che però vengono ignorate a ripetizione. Oggi dicevo al presidente Aiuto che la macchina di Vinicius è una